A pagina 320 il libro Amaldi spiega la capacità termica e il calore specifico. Cominciamo prima dal calore specifico, che è la quantità di energia o di calore necessaria per aumentare di un grado centigrado o Kelvin la temperatura di un chilogrammo di quella sostanza. Come abbiamo visto, se noi abbiamo una massa m che non è necessariamente un chilo di quella sostanza e vogliamo riscaldarla o raffreddarla di un intervallo di temperatura delta T che non è necessariamente un grado centigrado, allora la formula per calcolare la quantità di energia o la quantità di calore, che è lo stesso, per riscaldare quella massa m di quell'intervallo di temperatura delta T si calcola con questa formula che abbiamo già visto in un video precedente e che è intuitiva, in quanto il calore specifico si riferisce a un chilogrammo di sostanza da riscaldare di un grado, mentre invece noi dobbiamo poi moltiplicare per quanti chilogrammi di sostanza abbiamo, cioè la massa, e per quanti gradi di riscaldamento delta T. Qui c'è un esempio, un cubetto di ghiaccio di cui sappiamo la massa e conosciamo anche l'aumento di temperatura, sappiamo che assorbe questa quantità di calore e da questi dati dobbiamo trovare il calore specifico del ghiaccio, quindi prendiamo la formula precedente, questa, la invertiamo per calcolare il calore specifico del ghiaccio e troviamo questo valore che intuitivamente significa che abbiamo bisogno di fornire 2,2 kJ di calore a 1 kg di ghiaccio per riscaldarlo di 1 Kelvin.